da me o al telefono, come ha detto Federica nei giorni scorsi, sente più me al telefono che neanche la moglie. Gli ho fatto i conti su 45 giorni, 44 in contratto, comuni, province, regioni, province a statuto speciale, e uno l'ho dedicato alla famiglia. Io quindi mi scuso con la mia famiglia in primis. Io credo che non faccia gran bene alle famiglie fare i ministri, però, come si dice, hai voluto la bicicletta, adesso pedala e lo faccio. È una strada bella in salita, però devo dire, è servito dedicare tutto questo tempo al dialogo. Io sono convinto che nessuno di noi nasca imparato, e quindi se sai fare la spugna, ogni volta che ti confronti con qualcuno, assorbi qualcosa, conosci una materia e poi la puoi affrontare e risolvere le varie problematiche. Diversamente non vai da nessuna parte. Io ho sentito le tematiche che ho ritrovato in quel documento che mi era stata inviato dalla conferenza delle regioni con tutti i vari punti e difficoltà che ci sono. Io non faccio il plenipotenziario, il ministro della sanità piuttosto che quello dell'economia, tutte le volte mi metto di mezzo per sensibilizzare anche gli altri colleghi rispetto ai vari problemi, cercare di trovare qualche risorsa, qualche spazio in più. Poi dopo ciò ho una parte di materie da gestire. Prima ho citato le due piccole isole, e proprio ieri ho sentito il presidente Schifani ricordarci dell'insularità. È vero, abbiamo inserito l'insularità in Costituzione, basta, no, se non c'è una legge d'attuazione quelle cose non funzionano. Cioè è impensabile che in un'isola si paghi un litro di gasolio mezzo euro in più di quello che costa sulla terraferma, che le barche non partano più neppure perché costa di più il gasolio rispetto al pesce che prendono, i sindaci che non hanno ragioniere e quindi non possono fare i bilanci, oppure il sindaco che, dovendo sostituire il ruolo dello Stato, la prefettura, deve comperare con i soldi dei comuni le varie dare sepoltura a quei poveri disgraziati che annegano e che si trovano sulle coste. Vogliamo fare qualcosa per queste persone? Io credo di sì. In questi giorni, vedo davanti a me il presidente Emiliano, abbiamo tanto discusso dei livelli essenziali delle prestazioni, che sono concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio. Sono garantiti oggi quei diritti a Lampedusa o a Pantelleria? Il giorno che arriveremo a darli anche a livello di queste due isole, noi siamo andati a segno, abbiamo fatto gol, ma fino allora noi dovremo continuare a lavorarci. Io gestisco poi una serie di cosine, non vedo l'amico Fitto che ha fatto in passato come me il ministro degli affari regionali, la gestione dei fondi per le minoranze linguistiche, l'ODI, quel fondo che è finanziato da Trento e Bolzano per 80 milioni, io credo che quelle risorse debbano essere mantenute ma date con un significato più infrastrutturale e non per la costruzione della fontanella o la festa del paese. Abbiamo davanti il 2026 con la Milano-Cortina, forse quelle risorse in termini infrastrutturali possano meglio essere utilizzate. La montagna, ecco, vi invito lunedì prossimo, il 12, c'è la festa della montagna a Ebro. La terremo proprio all'interno dell'unica struttura universitaria con la propria sede in montagna che è collegata all'Università di Milano, dove sentiremo i professori parlarci di quello che è la loro scuola. Ci sono una serie di laureati che hanno intrapreso attività di impresa con successo e ci verranno a raccontare cosa sono riusciti a fare anche sulla base del loro studio, tutti quelli che sono gli operatori della montagna. E poi ho chiesto una tavola rotonda con 8 forze politiche a cui io chiederò che cosa è la montagna e quale legge della montagna bisogna fare.
perché è incredibile pensare che quest'anno 100 e rotti milioni, ma l'anno prossimo sono più di 200 milioni che vanno per la maggior parte sulle regioni, vengano ripartiti rispetto a territori montani o parzialmente montani. Peccato che tutte le leggi che hanno la definizione di montana sono state cancellate tutte. Quindi io ho come prima impressione valutato che se l'Italia ha il 35% del territorio montano, non è possibile che il 58% dei comuni siano in zona montana, orientatamente montana, perché allora veramente la ripartizione dei pani e dei pesci, così per me non va. Se la montagna non deve essere un peso, ma deve essere una potenzialità, va aiutata laddove la montagna c'è veramente. Basta. Poi l'attività della conferenza. Io devo dire, abbiamo fatto settimana scorsa, proprio mercoledì, 44 provvedimenti che hanno esitato un parere o un'intesa e solo due rinvii. Io credo che la possibilità di arrivare a quei pareri o a quelle intese non sia stato un caso, sia stato il frutto del lavoro preparatorio fatto prima, i vari tavoli che si sono creati, perché anche sul fondo sanitario poi alla fine si è andati a una chiusura, ma ho sentito da livello di vari discussioni in quella sede, poi alla fine si è trovato quell'accordo. Questo confronto che poi ha portato gli unici due rinviati, credo che abbiano trovato anche su quelli l'accordo, quindi questa settimana faremo una riunione straordinaria, e quel tipo di approccio io l'ho usato anche rispetto alla valutazione delle impugnative della legge regionale. Prima lo diceva il Presidente Meloni, voi avete mediamente una produzione che va dai 6 ai 700 leggi regionali all'anno con un tasso di impugnativa del 12%, cioè è tantissimo. Da che noi siamo partiti in questi 45 giorni, su 33 leggi regionali esaminate non abbiamo fatto neppure una impugnativa, e di due c'è stata la revoca parziale di impugnative del passato, ma anche lì non è che le leggi delle regioni siano diventate belle o buone o costituzionali dall'oggi al domani. Si è avuto il tempo, perché qualche ministero ha avuto il buon senso di non mandarti le cose il 58esimo giorno, quando poi non può più fare niente, un chiarimento da parte della regione, una rassicurazione, oppure un impegno anche a correggere quello che erano dei punti che effettivamente qualcosina, qualcuno intanto esagera. Ho visto una legge con incrementi stipendiali con retroattività al 2014. Non è, ecco, quelle cose lì, poi dopo magari qualcuno te le impugna veramente, magari fa anche bene. E per concludere il discorso autonomia, io ho fatto un confronto scontro, cioè ormai definiti quelli, finalmente si può parlare di costi, di fabbisogno standard, dei trasferimenti. E per portarmi avanti, perché non potevo solo metterlo all'interno della legge di attuazione, perché un anno è necessario per approvare una legge, se dalla fine di quell'anno fosse partito un altro anno per la definizione dei livelli essenziali, sarebbero passati due anni praticamente facendo sponda su quel cuscino. È stato messo un articolo, l'articolo 143 della legge di stabilità, dove c'è una cabina di regia, dove c'è il sottoscritto, in me, il ministro Fitto, il ministro delle riforme, comuni, province e regioni, perché per la prima volta qualcuno farà una ricognizione di quello che è stata la funzione legislativa e amministrativa dello Stato e delle regioni. Finalmente dare una risposta, quello che è stato anche segnalato dal Presidente Meloni, chi fa che cosa? E forse è molto buona che riusciamo a chiarirci cosa è meglio che faccia lo Stato e cosa è meglio che venga fatto dalle regioni. Sei mesi di ricognizione e poi inizieranno a uscire i livelli essenziali, i costi, fabbisogni standard, la legge d'attuazione
Io l'ho fatto in maniera provocatoria di mettere sul tavolo una bozza di lavoro, perché almeno si è messa a parlare, se no non saremmo mai partiti. Io credo di averla praticamente riscritta tutta e riscritta a 20, 30, 40 mani, perché ciascuno ha dato un qualcosa da poter inserire. C'è il capitolo, per esempio, sul fondo perequativo, sulla perequazione anche gli interventi straordinari che abbiamo scritto col ministro Fitto, proprio per le competenze che ha avuto in passato, in questo momento, e soprattutto perché è stato anche presidente di regione, quindi ho il massimo dall'esperto possibile come collaborazione. Io sono in attesa di quell'idea che è stata lanciata dal presidente Zaia del famoso decalogo. Io non so se poi saranno 10 o che cosa, mi dice il presidente Fedriga per il 7 dovreste riuscire ad arrivare a una definizione. Quindi io prima di allora non ho chiuso la legge, voglio che sia assolutamente una coincidenza fra le vostre proposte e quello che io porterò prima a voi e poi in Consiglio dei Ministri e poi in Parlamento. Ho sentito che volete realizzare anche la istituzionalizzazione della conferenza. Sono felice perché finalmente qualcuno usa il penultimo comma dell'articolo 117. 21 anni che c'è e nessuno che se ne era mai accorto. Vi ringrazio, torno ad ascoltare e poi a lavorare. E mi raccomando, il 12 chi vuole...